Ok ragazzi, qui abbiamo l'ultima versione dell'Archibike e questa era una delle tante bici che avevo costruito, che aveva il routine del monopattino elettrico. Adesso devo realizzare un'inversione, devo passare il routine del monopattino sull'Archibike, quella lì, la Special Edition Archizone, e passare tutto l'aggeggio con gli overboard e tutte le batterie su questa bici intermedia, che non è figa come l'Archibike. Quindi, prima operazione, smontare il carrellino con gli overboard, smontare il routino da monopattino elettrico e passarlo sull'Archibike. Vediamo cosa ne esce fuori. Ok, batterie rimosse, mi tengo il sistema di staff che magari mi potrà servire quando andrò a modificare la bici intermedia, che non ha un nome, non se lo merita, perché l'Archibike rimarrà sempre l'Archibike forever. Adesso smonto le tre viti che tengono insieme il carretto e ci monto col routino. Sarà bassissima, sarà una mini moto tamarrissima. Ok ragazzi, ho smontato il carrellino, quello è l'Archibike, come non la vedevate da un sacco. Ora smonto col routino e lo passo su questo biciclettino. Routino montato. Questo però è un altro, non è quello. Questo è uno da 24 volt. Dovrebbe essere scritto? Sì, ok. Adesso vediamo un po' come va. Cioè, raga, ma è bellissima. Fantastica. Cioè, è super proprio. Cioè, ecco qua, abbiamo quasi finito. Devo montare solo la centralina. E poi devo fissare le batterie in qualche maniera. Prendo sempre con le mie utili fascette a strappo. Cioè, guardate, ma è apocalittica. Cioè, il motore a 24 volt mi ha agevolato nelle batterie. Cioè, guardate quanto è figa, cioè, è proprio troppo. Ok, ragazzi, ho smontato il portapacchi della bici intermedia. Adesso devo eliminare questo gancetto perché mi dà fastidio. Non riesco a montare su questo supporto. Vi ricordate? Questo è il carrellino posteriore dell'Archibike. Adesso prendo la smerigliatrice e do un colpetto a quel gancetto. Ok, ho appena eliminato l'impedimento che mi rendeva impossibile montare il carrellino dell'Archibike sulla bici intermedia. Ok ragazzi, sono riuscito ad ancorare in maniera molto stabile il carrellino dell'Archibike alla bici intermedia. Devo dire che mi sta piacendo come sta avvenendo.